Ciao a tutti, eccomi qui in versione natalizia, in versione mattiniera natalizia, perché devo avere la faccia talmente tanto addormentata, dato che è prestissimo. Però, come al solito, come ogni video assaggi, io faccio la colazione in diretta assieme a voi. E oggi sarà un video assaggi natalizio. L'ho voluto chiamare così proprio perché dovrò assaggiare dei prodotti che mi hanno spedito alcuni miei amici di YouTube, che io ringrazio tantissimo. Sono troppo felice che ogni tanto mi arriva qualche regalino da parte vostra. Voi mi dimostrate talmente tanto affetto e questo mi fa commuovere. Sono troppo felice, vi mando un grandissimo bacione e un abbraccio fortissimo. E questo video sarà sempre in collaborazione con il mio carissimo amico Saverio. Ciao caro, del canale Saverio Loris. Comunque vi lascerò il link giù nell'info box, così potrete andare a trovarlo. Iniziamo subito col primo prodotto che mi ha spedito sempre una mia amica. Allora, si tratta di questo Loacker Espresso, quindi iniziamo subito dal caffè così ci dà quella bella botta che ci sveglia subito. Espresso, vedete Loacker, sono 4 snack. Deve essere troppo buono, è la prima volta che lo vedo. Dice Delicious Coffee Cream Wafer. Vi faccio vedere anche gli ingredienti. Ho una fame che non vi dico. Ok, così mi terrò il cappellino tutto il tempo, strappiatelo. Ormai mi piace, me l'ho incollato addosso. Ok, eccolo. Deve essere godurioso. Guardate, guardate che grossa la copertura di cioccolato. Buono, ragazzi. Allora, diciamo che sì, è molto buono, però mi aspettavo un gusto molto più forte, più boom, di sapore di caffè, appunto, tipo il pocket coffee, ecco, per intenderci. Comunque non dispiace assolutamente, è molto buono. Ecco, adesso inizio a sentire, dopo il secondo morso, inizio a sentire il gusto del caffè poco poco più forte. Mi piace. Allora, questo prodotto è super consigliato, davvero molto molto buono. Santal, e sono frutta latte, sì. Uno è alla pesca albicocca e latte, l'altro è un mix di frutta alla fragola e latte. Quindi, dato che c'è il latte, poi ho pensato appunto che sarebbe stato proprio ideale da assaggiare a colazione. Sono 3 brick in ognuno. Ok, vedete. E c'è scritto che ha il 20% di latte. Sono curiosissima. Ok. Aiuto. Stavo facendo danni. Ragazzi, avete presente il fior di fragola, il gelato Algida? Ecco, ha lo stesso profumo. Adesso sono troppo curiosa di sentire il sapore. Ecco, anche il gatto che vuole il latte. È buonissimo, è qualcosa di meraviglioso. C'è il profumo e il sapore del fior di latte, del fior di latte, del fior di fragola. Scusate, ho ancora un po' di sonno. Ok.
Aiuto, questo. Sapete, l'odore mi ricorda quegli sciroppi per la tosse che mi dava mia mamma quando ero piccola. Insomma. No, ragazzi, questo non mi convince tanto. Non è male, però. Però sapete, mi ricorda tanto proprio quegli sciroppi davvero che mi dava mia mamma quando ero piccola. Quindi, no, sembra una medicina. Mi rifaccio la bocca con quello alla fragola. Anche questo mi è stato spedito e anche di questo ho una curiosità pazzesca. È della Galbusera ed è, vedete, Alta Pasticceria Bisciola, se si pronuncia così. Dice un dolce tipico della Valtellina, solo lievito madre naturale. Ok, lo apriamo subito subito. Profumo che ha. Ok, guardate un po'. Io rimango sempre meravigliata davanti alle ricette tradizionali. Ok, adesso lo affettiamo in diretta. Aspettate che è un po' duretto. Mi devo appoggiare. Il profumo è intensissimo. Allora, mi sembra che ci siano anche noci, eh sì, noci, uva passa e fichi, eh sì. Vediamo un po' gli ingredienti, non ve li ho fatti vedere. Ok, sì, c'è scritto. Ok, buono, è particolarissimo, mi piace molto. Ho beccato una noce intera gigante. Se lo trovate, acquistatelo perché è troppo buono. Passiamo ad un altro prodotto. Allora, si tratta di questa novità della Kellogg's, All Bran Pan Frutta. E mi hanno detto che questo assomiglia tantissimo al pane Sava. Quindi, diciamo, dovrebbe avere lo stesso sapore. Ok, e vi mostro anche tutti gli ingredienti, se li trovo. Dove sono? Ok, li ho trovati. I valori nutrizionali. Allora, carinissimo. Ok, me lo aspettavo anche più grande dalla confezione. Invece è bellino piccolino piccolino e compatto. È vero, ragazzi, si sente fortissimo il gusto della cannella. Il primo impatto nelle papille gustative è la cannella. Ottimo, ottimo, detto proprio a caratteri cubitali, ottimo. Poi il crispello, questo della Milka, gli ingredienti sono talmente piccoli che non, sicuramente non li vedreste, comunque contiene l'olio di palma, quasi tutti i cioccolati.
Ok, è fatto così, se non si è spezzato durante il viaggio, è fatto a cubettini. Ok, vedete? Mi piace anche questo. Poi passiamo al cocco, per cui abbiamo questi che devono essere il dupe dei Grisby al cocco, sempre dalla mia amica Angela. E poi questo mi è volato dalle mani, anzi si è voluto suicidare perché non voleva essere mangiato dalla sottoscritta. Allora, ok, ci siamo. Se non mi riscivola dalle mani, eccolo. Questa specie di caramellina cioccolatino al latte di cocco. Ah, ecco, della marca Baratti e Milano. Sì, mi stanno volando tutti i prodotti dalle mani. Se potessero parlare le cose che mi sbaffo ogni volta, direbbero: non voglio finire in pancia di quella lì. Ok, ecco, così magari lo vedete meglio. Avete presente i Bounty? Ecco, questo è 100.000 volte meglio. Che forte il gusto del cocco. Buono. Poi passiamo a questi. Questo è l'ultimo prodotto. Direte meno male, direte voi. Però sapete che le mie colazioni sono sempre ricche, ricche, ricchissime, anzi. Sì, non ve lo voglio mostrare in tedesco. Eccolo qua. Dall'odore si sente più il profumo del cacao piuttosto che del cocco. Vediamo un po' adesso. Il gusto del cocco si sente, non è molto intenso, però è buono perché non disturba comunque. Non sono nauseanti per niente. E la frolla rimane bella morbida, proprio come quella dei Grisby. Ok ragazzi, il video è terminato. Io e il mio cappellino natalizio compreso di trecce vi salutiamo. E vi rimando al prossimo video. Spero tanto che questo video assaggi vi sia piaciuto e di avervi fatto scoprire prodottini nuovi. Ciao!